Bentrovati nell'angolo dello sport. Nel silenzio colpevole di tutta la stampa locale si sta consumando una lotta interna molto dura che porta sicuramente allo spaccamento della società. In queste ore, ma sono anche alcuni giorni, che c'è un braccio di ferro tra Daniele Sebastiani e Danilo Iannascoli. Il fatto è questo: il gruppo di Danilo Iannascoli, dico gruppo ma sono un paio di soci, è stanco di stare lì a fare da, come si dice, da contraltare ad un ducetto che fa e disfa a suo piacimento, che non opera in seno ad un comitato di gestione, ma che decide in proprio ogni cosa, salvo poi, in caso di bisogno, di chiamare in causa i soci, i quali sono stanchi di questa situazione. Danilo Iannascoli è sul punto di andarsene, a meno che non sia in grado, con Bankowski ed altri, tutti stanchi di questo atteggiamento di Daniele Sebastiani, di bypassarlo e quindi prendere in mano la società. Qual è il risultato logico? Il risultato logico è che Daniele Sebastiani, avendo il 52% della società, molto probabilmente resterà da solo alla guida della Pescara Calcio. Oppure Danilo Iannascoli, insieme a Bankowski e ad altri, prenderà lui in mano le redini della società. È un fatto estremamente importante, di una gravità notevole, nessuno ne parla. Tutti stanno a dire di Palena Pescara 14-1, ma chi se ne frega di fronte ad una situazione del genere. Tutti stanno a dire che il 5 settembre si comincia il campionato, ma lo sappiamo da tempo, che il 25 agosto ci sarà la presentazione del calendario a Pescara, ma lo sanno tutti, che l'arbitro della partita tra Pescara Sud di Tirol sarà Marini di Roma, benissimo, fa parte della cronaca, ma non è più importante sapere che fine farà la Pescara Calcio, il Delfino Pescara 1936. Il presidente, interpellato su questo problema, bypassa e salta ad altre valutazioni e dice allora che non serve ribadire l'ovvio, parlando naturalmente di Galano che non verrà mai a Pescara e che in definitiva Memusciai probabilmente resterà a Pescara. Concludo col dirvi che ci sarà una festa questa sera mentre va in onda il nostro telegiornale, la festa dei Rangers all'ex Cofa, ci sarà anche domani e i Rangers probabilmente saranno quelli che metteranno di più interesse attorno a questa diatriba tra Daniele Sebastiani e gli altri del direttivo. Un abbraccio a voi tutti come sempre, un affettuoso saluto al regista Leo Di Blasio, appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport.